È la prima volta che registro con l'autofocus, perché normalmente faccio tutto in manuale, però siccome appunto sto sempre provando nuovi setup, spero che l'autofocus funzioni. Testiamo. Dunque, salve a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Intanto, buon Natale di nuovo. Scrivetemi nei commenti magari che avete fatto, come l'avete passato e che avete ricevuto in ambito tech. Buon Santo Stefano, visto che oggi è il 26 e probabilmente starò solamente io qui su YouTube, ma detto questo, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, vi mostrerò come controllare nel senso di spegnere, riavviare, sospendere il vostro PC o Mac direttamente dal vostro iPhone o comunque dal vostro device iOS. Tutto questo senza scaricare nessuna applicazione, infatti basterà utilizzare solamente degli shortcut, appunto uno per macOS e uno per Windows. Le procedure sono molto semplici, appunto sono due, una per Mac e una per Windows. Detto ciò, non perdiamo altro tempo, iniziamo subito. Partiamo prima da Windows. Come prima cosa, appunto, bisognerà scaricare lo shortcut, il link, come sempre lo trovate qui sotto in descrizione. Qualora vi dovesse dare dei problemi per l'installazione, basterà attivare questa spunta nelle impostazioni, consente i comandi non attendibili. Dunque, in Windows dirigiamoci nella pagina relativa ai servizi, in particolar modo nella voce Registro di sistema remoto. Una volta trovata questa voce, basterà dirigersi nelle impostazioni e selezionare come tipo di avvio automatico. Adesso dirigiamoci nelle impostazioni del firewall dal pannello di controllo. Una volta arrivati a questo punto, bisognerà selezionare la voce Consenti app o funzionalità attraverso Windows Firewall. Ora qui cerchiamo la voce strumentazione gestione Windows e abilitiamo la spunta a privata. Arrivati a questo punto dovremo solamente abilitare SSH su Windows, visto che i comandi che ci consentono di spegnere il PC, di riavviarlo e quant'altro sono appunto dei comandi che vengono inviati tramite SSH. Per chi non lo sapesse, infatti, SSH è un tipo di connessione sicura che viene utilizzata proprio per collegare un host a un server remoto. Quindi dirigiamoci in impostazioni app, funzionalità facoltative e qui selezioniamo aggiungi una funzionalità. Semplicemente adesso bisognerà cercare la voce server SSH e installarlo. In questo caso, come vedete, l'ho già installato. Fatto ciò, bisognerà riavviare il computer per appunto abilitare tutte le modifiche. Adesso ritorniamo nella pagina relativa ai servizi di Windows e più che altro per un discorso di comodità impostiamo come tipo di avvio automatico anche la voce OpenSSH Server. Fatto questo, ora prendiamo il nostro iPhone, entriamo nell'applicazione comandi ed entriamo anche nello shortcut, visto che ora dovremo configurarlo. In particolar modo ci serviranno tre parametri, ovvero il nome del PC, la password e i suoi indirizzi IP locale. Il nome del PC è praticamente quello che vedete quando vi dirigete in una qualunque directory del vostro PC. Bene, quel nome lo prendete e lo incollate qui in questo campo. La password, ovviamente la password del vostro PC, e in realtà questa procedura potrebbe darvi dei problemi nel caso utilizziate un account sul vostro PC non protetto da password. Vi consiglio comunque di inserire una password anche banale, non solo per poter abilitare l'accesso remoto, ma anche in generale per una questione di sicurezza. Invece, per l'indirizzo IP, semplicemente da riga di comando inseriamo il comando ipconfig e prendiamo l'indirizzo IP relativo alla voce IPv4. Una volta inseriti questi tre parametri, avviamo lo shortcut e questo inizierà sin da subito a funzionare. Ovviamente le prime volte, qualora dovesse chiederlo, acconsentiamo la connessione al nostro PC. Come sempre, questi shortcut sono completamente controllabili da Siri, quindi in questo caso, come ho fatto io, ho modificato il nome allo shortcut, così basta richiamarlo da Siri e decidere cosa voglio fare, se sospendere il PC, se spegnerlo, se fare il logout, se stoppare, se fare il riavvio e quant'altro. Ehi Siri. Spegni il fisso. Windows Logout. Adesso passiamo a macOS. Anche per macOS ci sarà bisogno di uno shortcut e anche questo shortcut, come sempre, lo trovate qui sotto in descrizione. E tra l'altro, questa cosa in realtà vale sia per macOS che per Windows. Il vostro PC, appunto Windows o Mac che sia, e il vostro iPhone devono essere collegati sotto la stessa rete Wi-Fi. Su macOS in realtà la procedura è molto più veloce e semplice, basterà solamente dirigersi nelle preferenze di sistema e nella voce condivisione abilitare la spunta Login remoto. Mi raccomando, tenete aperta questa pagina perché ci servirà più tardi, ci servirà per prendere l'indirizzo IP del Mac in locale.
Fatto ciò, anche qui prendiamo il nostro iPhone, all'interno delle impostazioni dello shortcut inseriamo l'indirizzo IP del nostro Mac, che è appunto quello che trovate nella scheda condivisione, il nome utente del vostro account, che potete reperire tranquillamente sempre dalle preferenze di sistema nella scheda utente gruppi, e infine c'è da inserire ovviamente la password dell'account. In questo caso il mio account è quello amministratore, mi va bene così, ma qualora voi stesse utilizzando un altro account, in quel caso andrebbe aggiunto da questo menu. E il gioco è pressoché fatto, ora basterà eseguire lo shortcut e scegliere tra le varie opzioni disponibili, quindi sospensione, riavvio, spegnimento o anche chiusura forzata di app. E come sempre questo shortcut è completamente controllabile da Siri. Spegni il Mac. Apple. Stop. Detto ciò, io spero che questa guida, che questo video vi sia piaciuto, video che tra l'altro dovrebbe essere l'ultimo dell'anno, non vorrei dire una cavolata. E sì, questo è l'ultimo video dell'anno, perché noi poi ci rivediamo il 2 gennaio, 2 gennaio, wow. Quindi, io spero che questa guida, che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere lasciando un like, un commento, seguitemi sui vari social, il link come sempre trovate qui sotto in descrizione, vi auguro un buon capodanno, e appunto ci vediamo settimana prossima, nel 2020, con un nuovo video.